come ritiene sia andato questo concerto? Ma io ritengo che sia andato benissimo, perché visto gli strumenti che avevamo a disposizione e quindi non un'orchestra vera e propria, diciamo che è andato benissimo. Come ritiene che abbia un futuro questa orchestra? Il futuro c'è se ci sono più ragazzi che si inseriscono e quindi altri strumenti. I ragazzi sono entusiasti di questo nuovo progetto? Questo lo dovremmo chiedere ai ragazzi sicuramente, no? Qua ce n'è uno per esempio. Peppe, sei soddisfatto di quello, sei entusiasta di quello che abbiamo fatto? Sì, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, anche perché c'è stato un momento in cui eravamo un pochettino in crisi, perché il progetto era di 30 ore, preparare uno spettacolo in 30 ore è un'impresa, però sono molto contento che ci siamo riusciti e ringrazio tutti e due i maestri, perché insomma tutti e due hanno collaborato alla riuscita di questo spettacolo. Adesso intervistiamo il maestro e la cognata. Come ritiene sia andato questo concerto? Io credo che il concerto sia andato da paura, meravigliosamente bene, e i ragazzi sono stati bravissimi, il pubblico ha risposto bene. E il rapporto con i ragazzi? Il rapporto con i ragazzi splendido, cioè ho stato un rapporto molto tranquillo, paritario, spero, insomma, questo si dovrebbe chiedere ai ragazzi, non a me. Ritiene che questa orchestra abbia un futuro? Certamente, e se ci sono i fondi di istituto e noi ci mettiamo l'impegno, probabilmente avrà un futuro. Mi auguro di sì, perché è un'idea molto interessante e molto coinvolgente sia per gli studenti che per noi professionisti nel settore.